Sì, sono Agnese e sono stata nel 2014 3 mesi a Rui Barbosa in Bahia e in Brasile. La giornata tipo è scandita dai ritmi della vita. Sì, in Brasile all'inizio ti senti straniero e osservato, però pian piano condividendo la quotidianità anche loro iniziano a conoscerti, quindi il tempo cambia il modo di vedere l'altro, direi. La concezione del papà è molto diversa, da qua non esiste il nucleo familiare, mamma, papà, figli, ma a volte la mamma fa figli con diversi papà e quindi la famiglia è molto più allargata. Credo che qui, una volta tornata, faccio fatica ancora a viverlo, mentre là era più semplice il fatto di vivere con semplicità. Qua ci si complica molto, invece là si vive semplicemente. E loro hanno questa tradizione di fare delle camminate di protesta o di testimonianza, così, e in queste camminate vedi il popolo brasiliano in cui c'è di tutto e tutti ballano camminando e anche nella diversità. Quindi questa è l'immagine del popolo brasiliano che mi porto, cioè ognuno è com'è e con semplicità. E ho scoperto che in breve tempo tutti sapevano chi ero, da dove venivo, perché le voci girano molto velocemente, quindi mi sentivo sempre, guarda, molto osservata. Però è anche bello perché hanno riconosciuto un po' una risorsa e quindi mi salutavano per nome, quindi alla fine i primi giorni di imbarazzo sono subito stati dimenticati dalla loro forte accoglienza. Mi ha colpito molto l'aspetto della capacità di rendere festoso ogni occasione, dal compleanno ma fino alla semplice messa domenicale. Che per loro è sempre una festa, quindi l'eleganza, la cura nei dettagli per ogni cosa. Quindi mi ha colpito il loro far festa in una maniera non tirata via come facciamo noi qua a volte. Ho conosciuto una ragazza di 14 anni con una figlia di un anno che a gennaio, io sono andata a luglio, a gennaio era il suo compagno, si era impiccato e quindi anche lei voleva fare la stessa cosa, ma aveva questa bimba comunque in una situazione di povertà grande, insieme alla sua mamma viveva così e a me questa esperienza mi ha segnato perché eravamo, non dico coetanee, ma quasi e quindi vedevo una persona che era dovuta crescere troppo in fretta rispetto ai canoni normali dell'adolescenza. La difficoltà più grossa non è tanto quella del parlare, perché questo si apprende, si impara, ma è quello di entrare dentro una cultura che è differente. Questo è un impegno un po' più impegnativo, ecco. Certamente una parola che si usa molto è partiglia, che vuole dire condividere, è condivisione, quindi è una delle cose che rimangono più impresse, ecco, anche come esperienza e come popolo nel quale sei stato. La Bahia ha come caratteristica culturale particolare quella del candomblé. Il candomblé è un po' la cultura che viene dall'Africa, perché la maggioranza della popolazione baiana è afrodiscendente. E poi dopo una delle altre cose importanti legate sempre al candomblé è la capoeira. Questo è uno degli aspetti ancora legato all'Africa, è una danza che diventa lotta, proprio per mantenere anche questo desiderio di libertà. Allora, se c'è una caratteristica del Brasile e dei brasiliani, perlomeno delle persone che ho conosciuto io, che hanno un'accoglienza smisurata, nel senso che ti fanno sentire subito a casa tua in un certo senso. Io penso anche che non tutti debbano partire, non penso che sia un qualcosa di obbligatorio. Penso che sia vero che conoscere altre persone, conoscere mondi diversi ti apra e aiuti tantissimo, però non è un obbligo, penso che sia un qualcosa che devi sentirti, che devi avere dentro. Se você gosta de saber a minha experiência no Brasil, eu fui um mês, no 2010, na Bahia, trabalhando num projeto educativo do Centro Missionário Italiano. Pronto. Da estrangeira mi sono sentito bene, nel senso che ti giochi da zero, nessuno sa chi sei e quindi
sviluppparti costruendo la tua personalità, il tuo percorso in un modo totalmente nuovo. Anch'io giocavo a calcio e in maniera assolutamente rigorosa, non potevo scostarmi da questo impegno perché i bambini pretendevano che noi fossimo sempre molto partecipi, giustamente, e quindi ci adattavamo un po' alla loro modalità di giocare e quindi ci toglievamo le scarpe e giocavamo senza scarpe nel campo. Allora, Andaraí è il posto in cui io ho vissuto per questo mese ed è il paese delle favole, perché tu arrivi e c'è la scritta Andaraí come quella di Hollywood, quindi con queste scritte bianche sul monte, e sotto questo monte sono queste case tutte colorate, e una cosa che cade subito all'occhio è il fatto che di fianco alle porte di casa ci siano sempre delle sedie, perché la gente quando ha tempo libero stava lì seduta e faceva delle chiacchiere, quindi la cosa bellissima era che noi passavamo per le strade e ci sedevamo, parlavamo con loro. E però ad Andaraí una sera ci hanno invitato a mangiare il cibo tipico proprio di questo paesino, che è una zuppa fatta di salsiccia e banana. E inizialmente eravamo tutti molto scettici e successivamente in realtà abbiamo apprezzato alla grande questo miscuglio di ingredienti. Trascorrendo questo mese lì in Bahia penso di aver dato loro tempo e sorrisi e momenti in cui scherzare assieme a me, ecco, non penso di aver dato di più di questo, però loro a me sicuramente hanno dato una capacità nuova di vedere le cose e sì, mi hanno aiutato a essere più consapevole di quello che facevo, di come lo facevo e insomma penso di essere tornata molto arricchita da questo punto di vista. Ci tornerei domani. Perché il Brasile ti cattura, il Brasile ti prende il cuore, quindi non fai fatica a non sentirti legato a questa terra e alle persone che hai conosciuto, anche se per poco tempo. Consiglierei a tutti un'esperienza del genere perché fa crescere, fa aprire la mente, lo sguardo, il cuore.